Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com dedicato ad un nuovo tweak per i nostri dispositivi jailbroken. Si tratta di Widget Center, un nuovo tweak che ci consente di aggiungere i widget all'interno dello spazio di Reach Ability. Vediamo subito come. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Come vi dicevo, andiamo a vedere oggi Widget Center. Si tratta di un nuovo tweak che una volta attivato ci consente di inserire i widget all'interno dello spazio lasciato libero da Reachability. Possiamo scegliere quali widget utilizzare, come posizionarli, se nella parte inferiore dello schermo o se nella parte superiore dello schermo come di default. E potremo anche muoverci tra di essi in modo molto molto intelligente. Tra l'altro, alcuni widget che potranno essere aggiunti in futuro da altri sviluppatori potranno anche avere impostazioni regolabili. Se vogliamo muoverci tra i widget disponibili, basterà scorrere l'interfaccia di Reachability, ossia l'interfaccia delle applicazioni o della schermata in cui ci trovavamo in precedenza, verso sinistra o verso destra, quindi non la schermata di widget, verso sinistra o verso destra per passare al widget precedente o successivo. Bene ragazzi, quindi questo è Widget Center. Se siete interessati, come al solito, vi ricordo che potete trovarlo su Cydia. Chiaramente è richiesto un dispositivo jailbroken e in generale fatemi sapere cosa ne pensate di questo tweak e se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace. Io sono Andrea Cervone, vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti! Ehi, ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone, ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.